Dal mocassino alla crisi il passo è breve, anche perché ha preso piede il mocassino, che è divertito molto, e si parla. Oggi potrebbe scoppiare questa crisi nella giunta di Arezzo con SEL, che sta per Sinistra Ecologia Libertà, l'IDV e questa sinistra, che hanno annunciato l'uscita dalla giunta salvo miracoli. I miracoli quali sarebbero, Carlo, Brandini, Dini? Sai, sono quei miracoli della poltrona, perché ormai sono radicati in Italia. C'è uno lì per lì, fa finta, ma dopo perde una poltrona, è dura, dura, dura. Quindi il miracolo potrebbe essere che in un momento di riflessione dicono: oddio, da domani vado a casa senza più nessuno, e allora trovo l'accomodamento. Beh, cioè, tu dici che ce la fanno a trovare l'accomodamento? No, è difficilissimo, ma questa gente sono disposti a tutto. Cioè, le nomine? Le nomine sono favolose, perché finalmente ad Arezzo c'è il nuovo che avanza. Boncompagni è un ragazzo della Bocconi, venuto, era democristiano come 40 anni fa, Boncompagni. Poi c'è ritornato in pista Marconi, e poi insomma sono tutte nomine che i giovani devono essere contenti. Si è aperto uno spiraglio per loro. Su questa polemica potremmo chiudere su Arezzo, dicendo con una battuta: io, voi sapete che sono un giullare, è inutile chiamarlo Palazzo Cavallo se dentro ci deve stare i somari. Sì, appunto, no. Giustissimo, giustissimo. Allora passiamo al nazionale. Nazionale. Ti faccio una domanda. Bossi viene accusato dall'ex segretaria di prendere i soldi del partito, pagarci i figli, 5.000 euro al mese a testa. Quindi inquisito per truffa ai danni dello Stato, perché quelli erano i soldi dei rimborsi ai partiti. E la mia domanda è: ma se io dico che te sì, sei... Ma parla, diciamo, un lato. Sì. E un giudice dice: sì, Francesca ha detto che Brandini è un ladro, io ho appurato in base a questo che è un ladro. Sì. Poi, se non è vero che sei un ladro, devi la colpa è la mia e del giudice che mi ha creduto. Sì. Come mai in Italia, quando viene accusato un politico, non si sa mai se è vero che è un ladro il politico, perché o si è sbagliato il giudice? Va a finire il tarallucce vino. Come no, mai? Va a finire perché dura 10 anni. Finiscono tutti. Non si ricorda manco perché se non trovati in tribunale. No, ritrovo le carte processuali, c'è, cioè, questo che era, e vanno avanti. Qui ormai è una banda che, tant'è vero, l'avvento di Grillino, dei Grillini, è palese di un malcontento, non se ne può più in Italia, veramente. Io te lo dico, io che sono arrivato a fondo, che sto bene, che non ho grossi problemi, eccetera, ma qui veramente c'è. Sei orientato anche te verso i Grillini? Ma io, per me, ho grande simpatia. Mi auguro che al posto dei Grillini... Una volta era in Ficaiolo, mo. Sono questi Grillini, sai, insomma, è una bella... Male male infano, se, non è male se devi pigliarcelo meglio da un Grillino, no? Quindi io dico che alla fine siamo arrivati alla frutta, veramente. Il Papa Arezzo? Il Papa d'Arezzo, bene, io ti dirò, dal lato mediatico è stata un grande evento. Io ero domenica a fare Parma-Bologna, il giorno del venerdì, e a Parma in molti mi chiedevano: oggi ci avete il Papa, oggi c'è... Cioè, dal lato mediatico è stato un grande evento, che la città deve essere orgogliosa di andare. Un po' meno, perché poi gira la città non si è vista, si è visto il parco, ma comunque dal lato mediatico di questo evento ha parlato. Secondo me è stato un grande evento, ma anche una grande acquata. Oltre il grande evento, sì, ma è venuto anche una grande acquata. Sì, è venuto. Hai capito la battuta? Sì, qual è la battuta? L'acquatica finanziaria? No, il vento, l'evento, il vento. Ah. Un grande evento. E ma te hai fatto un salto di qualità ultimamente. È vero. I mocassini di costo solo te li potevi vedere, c'è nessuno che poteva vedere i mocassini e fa. Sempre no. Comunque ti dico. Ti dico una cosa, che tutto sommato, poi l'organizzazione non mi è piaciuta. Hanno blindato una città, no, sembrava. Io ti posso garantire che, malgrado le interviste di qua di là, io, visto, per il corso, dalla Banca Toscana, ex Banca Toscana alla Pieve, c'era una persona sola a vedere il Papa, era la mia moglie a balcone.
quindi dal lato lì ha fatto un flop, l'organizzazione secondo me non è stata consona all'evento. Finito? Finito, poi ci sarebbe, niente, si è detto quasi tutto e sono contento anche oggi di aver fatto qualcosa di importante, ma ci ascolta un poco, Leonardo, qui bisogna ci ascolta, perché poi Fanfani, te la do dritta, quando te gli hai fatto ieri l'altro che sei stato favoloso, perché è stato un pezzo di grande giornalismo, eccetera, non gli hanno portato una sega, l'hanno visto da Bitini, comprava un altro paio, no, un altro paio. Democassino. Democassino, quindi aspetta qualcun altro. Per me io qua gli consiglio l'Infradito, perché a me è più originale. Ecco, bravo. Ma è già stato con l'Infradito. Bravo. Va bene. Allora, ciao. Senti, ma del Cervaizzo dice. Cervaizzo. Basta. Vabbè, io del Cervaizzo parla più. La prossima. Ciao.